Ah, facciamo una roba, ci colleghiamo a proposito di intelligenza artificiale. Sette ore per montare sta roba. Ci colleghiamo con lo zio Jerry, questa volta partecipa a chi vuole essere miliardario, il buon Fabio Borghini Alisei. Eccolo qua, andiamo, vai. Sentiamo. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry. Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso, direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti. No, sono Fabio Alisei dello Zodi 105. E io che cazzo ho detto, cosa cambia? Siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful. No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto. Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi. No, cioè, ce ne ho due, il grande ha 14 anni e la piccola ha 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo. Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare. Ma mi auguro di no. Jerry, tu sei una persona splendida, sei cioè, un esempio per tutti noi, dai. Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere. Ti prego Jerry, cerca di stare calmo. Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e testare sto buffo di merda. Non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi... Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi? No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse. Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi. Immagino che siano anche loro. No, fortunatamente no, stanno bene. Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini. Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto. No, non so niente di auto, io non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia. E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. No, perché? Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile? Che culata. 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950. Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanley Olio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei 50-50, certo. Ma stracane, lo sapevo che ero un ritardato. Dai forza al pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo. Adesso è minacce fisiche, scusa già, pazienza, ma vabbè. Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866, oppure 2 dicembre 1775. Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì. Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione. A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna. Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio. Ti prego Jerry, evitiamo la violenza. Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla luna? 10, 340, oppure 7? Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo. Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo. Scusa, Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo. Ti prego, metti via il cazzo Jerry. Taci, notare che lo sanno tutti che ti piace il cazzo. Ma comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa. Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio? Il signor Alisi ha vinto un gruppo di maneschi. Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate. Ma cosa ci fanno dei maneschi? Aia, i capelli, cazzo! Aia, dai che rimango pelato come Mazzoli, dai, aia!
rimanete su Canale 5, tra poco il film Visitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. È abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio. Non raccontare il finale, Jerry. Tassi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino e minigonna con la no! Jerry diverso. Sì. È un Jerry che si lascia andare. Sì.